Buongiorno, bentrovati con Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Sabato pomeriggio un Falcon 50 del 31° stormo dell'aeronautica militare ha svolto un volo sanitario d'urgenza per trasportare un bambino in pericolo di vita e consentirne il ricovero in struttura sanitaria specializzata. Dopo il decollo da Ciampino, il velivolo ha trasportato un bambino di 2 anni da Alghero a Genova, dove il piccolo paziente è stato poi ricoverato all'ospedale Gaslini. Ieri il segretario confederale UGL Sardegna, Sandro Pilleri, ha incontrato i lavoratori della miniera di Olmedo per confermare e rilanciare l'impegno della confederazione sull'avvertenza. Il sindacato denunciava una speculazione internazionale e chiede un intervento d'urgenza da parte del governo e della regione. Oggi si aprirà la tanto attesa busta con l'offerta e i minatori trepidano in attesa di risposte. Non arretreremo di un passo, fanno sapere tramite la linea sindacale. Continueremo a stare sottoterra, è il nostro posto di lavoro, la nostra vita. La Corte Costituzionale spagnola ha messo il ricorso del governo contro la legge sulla scissione della Catalogna approvata 8 giorni fa dal Parlamento catalano. Questa decisione fa il paio con quella dell'accoglimento del ricorso del governo madrileno contro il referendum, sospendendone la convocazione. A quel punto la Procura ha ordinato anche alla Guardia Civile e alla Polizia di sequestrare urne e tutto il materiale per il referendum. Inoltre il Tribunale Superiore ha inviato diffide a funzionari e a circa 1000 sindaci. Si aspettano ora le nuove mosse del Presidente del Governo catalano. Sassari e Cagliari tra le migliori 1000 università del mondo. La notizia è stata resa nota dal Times Higher Education, una rivista britannica specializzata che stila la World University Ranking in base a 13 indicatori. In vetta Oxford, Cambridge, la California Institute e Stanford. La migliore università in Europa è l'ETH di Zurigo, 11ª, mentre le migliori italiane sono la Sant'Anna e la Normale di Pisa, 155esima e 184esima. L'Ateneo Sassarese è stato incluso tra il 501 e il 600esimo posto, mentre quello cagliaritano nella fascia tra il 601 e l'800esimo. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui dai Giardini Tarragona. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Chiudiamo con il tennis. Sconfitta all'esordio per i due tennisti algheresi impegnati nelle qualificazioni dei tornei internazionali in programma sui campi in terra battuta del Forte Village di Santa Margherita di Pula. Nel maschile la wildcard Michele Foris ha lottato e ceduto solo 3-6, 7-5, 6-2 contro Edoardo Lamberti, mentre nel femminile Elisa Patta è stata sconfitta dalla venezuelana Aimet Huzzategui, testa di serie numero 9 e 671esima nelle classifiche mondiali. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!